ringraziare ovviamente l'Azio Sociale per il supporto tecnico tecnologico che ci dà, perché allestisce la piattaforma e questa cosa la farà per 10 settimane, quindi diciamo una grande fatica da parte loro. Comunico pure subito che questa trasmissione, siccome è registrata ed è previsto così, sarà visibile poi successivamente sul canale YouTube Lazio Sociale da venerdì, e tutti i venerdì pubblicheremo su Lazio Sociale i webinar che abbiamo fatto nel corso della settimana. Questo come dato tecnico. Questa era quindi la terza campagna che quest'anno ha il titolo Il pregiudizio più grande, la disuguaglianza di genere. Alcune note. L'associazione Oltre il pregiudizio è una rete di associazioni, persone, volontari con sede a Roma e proprie strutture nel Lazio, in Sardegna, Campania, Umbria, Calabria e Sicilia, e organizza per il terzo anno questa campagna per andare oltre il pregiudizio. La finalità è informare e far riflettere sulle origini e i motivi dell'esistenza e dell'acuirsi di stereotipi, stigmi e pregiudizi che danno origine a continue discriminazioni, spesso subdole, ma spesso drammatiche, che pervadono la società contemporanea, sia nei rapporti interpersonali che in quelli tra gruppi sociali, in relazione al sesso, al colore della pelle, alla religione, alla lingua, alla provenienza, alle condizioni di salute e di età, all'orientamento sessuale, alle condizioni sociali e personali. Per queste finalità abbiamo pubblicato il libro Oltre il pregiudizio, subito, scritto a 19 mani da antropologi, sociologi, psichiatri, psicologi, giornalisti, scrittori, economisti. Più tardi verrà presentato dalla professoressa Gioia Longo il manifesto Oltre il pregiudizio che abbiamo preparato. Allora, l'obiettivo, questa è la finalità, l'obiettivo è promuovere attraverso l'ordinaria attività dell'associazione e la campagna annuale l'uguaglianza delle persone, promuovendo l'applicazione dell'articolo 3 della Costituzione e delle dichiarazioni dell'ONU e degli altri organismi internazionali sui diritti, segnatamente anche dal Consiglio d'Europa. La campagna di quest'anno inizia il 10 ottobre, giornata mondiale della salute mentale, e termina il 10 dicembre, giornata mondiale dei diritti umani, e punta l'occhio e il dito sugli stereotipi, stigmi e pregiudizi che colpiscono le donne, per favorire in un'ottica interdisciplinare la comprensione delle loro cause in ambito sociale, culturale, familiare, politico, educativo, lavorativo, sportivo e sono molte di più. La prima osservazione: il pregiudizio che colpisce il genere femminile, che è la maggioranza dell'umanità, cioè oltre il 50%, è il solo caso di pregiudizio che colpisce, indovinate, una maggioranza. Perché di solito il pregiudizio colpisce una minoranza o delle minoranze o tutte le minoranze. Il principale bersaglio sui social per i messaggi discriminatori che accompagna questa mia affermazione è che il 63% dei messaggi discriminatori, volgari e maschilisti è infatti rivolto proprio contro le donne. Ma perché è nata la campagna? La campagna perché è nata? Dalle due crisi economiche di questo inizio secolo l'Italia è uscita male, il tenore di vita è sceso, i servizi tutti e l'occupazione sono scesi di molto, mentre nel mondo la ricchezza si è accentrata nelle mani di pochi, pochissimi paperoni. In questa situazione il ruolo dei media, specie dei social, si modifica e nasce la categoria degli odiatori. Gli odiatori online, che diventano seriali e anche politicamente orientati. Vedere per questo, che può essere utile, un sito di riferimento importante che è voxdiritti.it, ma anche il forum delle disuguaglianze e diversità. Ce ne stanno tanti, ma insomma ne cito alcuni che forse sono poco frequentati da noi. Nel 2017, nasce la campagna, esce l'Atlante delle emozioni umane, curato da Tiffany Watt Smith, che cataloga e descrive 156 emozioni che provano le persone di tutte le latitudini, e l'anno successivo viene ripubblicato dalla Repubblica. In quel periodo
ero ancora nella rete educativa Fiore, con alcuni volontari, Lisa, Ellen, Claudio, cominciammo a riflettere su come si potesse intervenire a livello educativo. L'educazione, dicevamo, ma anche l'attività di Oltre il Pregiudizio è un'attività educativa. L'educazione, dicevamo e diciamo oggi, è l'organizzazione, l'educazione è l'organizzazione della libertà e della partecipazione. E lo slogan era ed è: la mia libertà finisce dove inizia la tua. La lettura dell'Atlante ispirò alcuni interventi. Scegliemmo alcune coppie, amore e odio, coraggio e speranza, rabbia e gratitudine, e organizzammo a Roma e in provincia incontri aperti, accompagnati da canzoni, video, foto di quadri, poesie e testi. Ma qual è l'iter personale? L'iter personale parte dal desiderio inappagato, da cui può nascere scontento, disappunto poi, anche rancore, e poi può nascere rabbia e ira e rivolta e violenza. Quindi parte da un'emozione, parte da un desiderio. Non è la sola motivazione, ma questa è una delle motivazioni. Così decidemmo di passare dal solo piano culturale ed educativo al piano istituzionale educativo, puntando l'attenzione sulla coppia uguaglianza-disuguaglianza e sulle leggi e la loro mancata attuazione. L'articolo 3 della Costituzione, la richiesta di applicazione delle leggi esistenti e nuove leggi sui diritti personali e di cittadinanza. La prima edizione della campagna 2018 ha avuto più di 60 adesioni di associazioni cooperative, enti locali, associazioni di enti locali, cattedre universitarie, singoli docenti e molti volontari. Poi, con una decina dei più tenaci, abbiamo deciso di dare vita a un'associazione per andare oltre il pregiudizio e poter convincere, per quello che è possibile e che riusciamo a fare, i più riottosi a lavorare per l'uguaglianza. Abbiamo subito editato un libro, come ho detto, Oltre il Pregiudizio. Il primo e più fervente sostenitore della prima ora è stato Eugenio De Crescenzo, fondatore tra gli altri dell'associazione. A lui, che ci ha lasciato prematuramente, abbiamo intitolato il nostro centro di ricercazione, appunto, Centro di Ricercazione Eugenio De Crescenzo, che presenteremo fra un po'. Lascio ora la parola a Francesca Danese, che è la portavoce del Forum del Terzo Settore del Lazio. Francesca è una nostra accanita sostenitrice, che ha già insignito la campagna del titolo di Formica d'Oro del Terzo Settore. Poi seguirà Francesca Dracotto e poi Paola Gabrielli, appena riesce ad inserirsi. Francesca, lascio la parola a te. Grazie. Grazie, buongiorno a tutti e a tutte. Io credo che sia fondamentale in un momento storico come questo portare avanti comunque la campagna. Oltre a tutte le declinazioni e le varie forme che la campagna ha portato avanti, io ne aggiungo anche altre. Purtroppo viviamo in un momento molto particolare dove le disuguaglianze sono ancora più forti. Il lockdown ha creato una lontananza fra chi ha il diritto di cittadinanza e chi no, ma anche nelle cose più banali abbiamo assistito all'impossibilità di figli di migranti, ma anche figli di italiani che hanno visto scendere il loro stipendio a fine mese. Penso alla disuguaglianza, per esempio, dei ragazzi che non hanno potuto collegarsi con la scuola di appartenenza perché si dà per scontato che una famiglia abbia un compagno ci siamo impegnati fortemente, abbiamo chiesto che anche quella parte economica che esiste in città, in so di fare felice molto la professoressa Dracotto, abbiamo chiesto alla Fondazione Roma Care e all'Inchem di aiutarci per far arrivare i tablet e la connessione nelle periferie di una città metropolitana come Roma. E devo dire che il nostro esempio è stato poi preso da pari credo inoltre che in questo momento abbiamo anche la possibilità, in momenti di crisi come questa, di lanciare un proprio pensiero politico, perché le nostre reti non lavorano solo per andare a coprire disastri prodotti dalle varie pubbliche amministrazioni, ma soprattutto
avere il coraggio di rilanciare la nostra visione del mondo. Assistiamo a forme di discriminazione fortissime. Pensate cosa è successo, mi riaccio sempre al lockdown, quando moltissimi senza fissa dimora, a molti senza fissa dimora per strada dalle forze dell'ordine, veniva chiesto di tornare a casa. Ma lì dove la casa non c'è e lì dove i centri di accoglienza non bastano, sappiamo bene quali sono i numeri di Roma, tra l'altro tra qualche giorno, il 17 sarà il giorno di lotta contro la povertà e contro, appunto per riportare alla luce il tema delle persone senza fissa dimora, pensate che cosa è successo. E grazie alle nostre reti siamo riusciti, per esempio, a far prolungare il tempo di accoglienza dentro le strutture che accoglievano le persone solo al mattino fino alle 6 del pomeriggio e poi dovevano uscire. E questa è una battaglia vinta perché grazie al nostro impegno e alle nostre reti siamo riusciti a prorogare. Dopodiché, caro Gianni e cari tutti, credo che bisognerebbe tornare a rilanciare delle leggi importanti che abbiamo avuto, tipo la 68 del 99 per l'inserimento lavorativo. Ancora oggi assistiamo a enti locali che non applicano questa legge fondamentale, alle grandi difficoltà che hanno le cooperative di tipo B, che sono state un esempio per tutta Europa. In Europa noi volevamo chiamati, veniva ricordato fortemente che l'Italia sulla cooperazione, in particolare sulla cooperazione di tipo B, aveva svolto un ruolo fondamentale. Oggi vediamo scarsamente considerata la cooperazione di tipo B, un po' c'è stata anche la parte che riguardava appunto lo scandalo di Mafia Capitale, che però insomma riguardava soprattutto poche persone che anziché servire i poveri se ne sono serviti. Non voglio fare il binomio portatore di handicap povero, anche questo è un luogo comune da sfatare, però devo dire che su questa questione non è che stiamo alzando tanto la voce, non è che chiediamo conto di. Io mi auguro che anche attraverso il protocollo che abbiamo firmato con la Regione Lazio, laddove si chiede che l'articolo 55, che tra l'altro è stato riconosciuto anche dalla Corte Costituzionale, e noi dove risulta che appunto in termini, grazie alla riforma del terzo settore, che questo articolo l'ha molto esploso e noi ne siamo contenti perché eravamo parte di quel gruppo di lavoro, lì dove si parla di coprogettare e coprogrammare, non sia solo uno slogan, ma sia effettivamente il protocollo rafforza molto il ruolo anche politico del Forum del Terzo Settore. Bisogna insistere, grazie anche a OPA, che è l'Osservatorio sulla Pubblica Amministrazione, che è uno strumento che sta dentro il Forum del Terzo Settore del Lazio, chiedere conto a tutte le amministrazioni laddove vediamo ancora gare a ribasso d'asta, laddove vediamo ancora una grande confusione sugli OPA, laddove vediamo che la cooperazione di tipo B non viene minimamente considerata. Per cui dovremmo andare oltre il pregiudizio della pubblica amministrazione su alcune questioni. Ci siamo offerti, abbiamo chiesto di fare una formazione specifica ai dirigenti. Ci sono dei dirigenti e funzionari bravissimi, ma ci sono alcuni in questo momento, fra poco io vi dovrò lasciare perché dovrò mandare una lettera ad un municipio di Roma dove la rotazione viene interpretata male e quindi dobbiamo andare oltre i pregiudizi della pubblica amministrazione e pretendere che laddove noi ci formiamo, e già i dati sulla formazione forniti per esempio dai CSV ci dicono che insomma, per esempio i volontari sono fortemente formati, anche quelli che sono venuti fuori, si sono messi a disposizione della propria comunità durante nella fase del lockdown, ne abbiamo formati circa 300,
là bisogna insistere e pretendere che la pubblica amministrazione applichi correttamente le regole. Se pensate che ora, a fronte di un altro protocollo firmato col Comune di Roma, dove abbiamo chiesto che fosse applicato il principio che appunto non possiamo anticipare risorse dovendo chiudere bilanci pure pari e in pareggio e poi dovendo anche continuamente intervenire, abbiamo chiesto che fossero anticipate le risorse, cosa che il Comune di Roma con questa amministrazione non aveva mai fatto. E quindi, oltre al pregiudizio, significa anche incidere una classe dirigente di funzionari che ci snobba o pensa ancora che noi siamo quelli che vanno a tappare le. Facciamo anche quello per l'amor di Dio, ma c'è un sistema di economia sociale importante che deve includere ancora di più. Anche tener conto di questi dati, e io propongo che per esempio venga fatta un'analisi, so che la Fitch la stava facendo, su quanta 68,99 sia stata applicata. Ultima questione riguarda le persone con disagio psichico, l'inserimento lavorativo di queste persone è veramente complesso e complicato, noi vediamo aziende che preferiscono pagare le multe piuttosto che inserire persone con questi problemi, e allora forse dovremmo rilanciare e pretendere di andare a guardare anche i bilanci sociali delle aziende e buttare un po' il cuore oltre lo stagno e pensare che, oltre l'ostacolo, e pensare che il welfare di comunità si fa mettendo insieme tutte le risorse, le abilità e le competenze. Vediamo anche fondazioni che fanno dei grandi programmi in tal senso, e poi vediamo fortemente mortificata la cooperazione di tipo B. Quindi questo è un tema che forse questa campagna dovrebbe assolutamente affrontare in termini anche di scientificità dei dati. Grazie. Grazie a Francesca, Danese per non solo per le cose particolarmente interessanti che ci ha raccontato, che stanno succedendo in questi ultimi tempi diciamo, a livello del terzo settore, ma anche per gli spunti che ha dato per poter, come dire, proseguire ancora meglio e con più intensità anche nell'ambito della stessa campagna. Che stiamo iniziando che inizieremo con il 10 di ottobre. E adesso lascio la parola a Francesca Dragotto. Francesca Dragotto è una glottologa, è la responsabile del centro studi, aiutemi se sbaglio qualcosa, del centro studi grammatica e sessismo della Università di Tor Vergata, e lei stessa insegna all'Università di Tor Vergata. Lavoriamo insieme da N anni, insomma, vabbè, da molti anni, non diciamo N che sono troppi, però da tanti, da molto tempo, e quindi lascio volentieri la parola a lei. Buongiorno a tutti e a tutte anche da parte mia. Sì, è vero, ormai negli ultimi anni sono numerose le iniziative che abbiamo organizzato e cogestito e mi fa particolarmente piacere vedere che quest'anno le settimane di riflessione sui pregiudizi partano proprio con il pregiudizio di genere, che probabilmente è quello più subdolo, infido, con cui abbiamo solitamente a che fare, perché a differenza degli altri non coinvolge una minoranza, ma quella che, a ben vedere, numericamente parlando, anzi è una maggioranza. Per cui il fatto che finalmente si ponga il focus su un qualcosa che è sottostimato perché fa parte del nostro modo, perché gli esiti del pregiudizio di genere fanno parte delle nostre cornici cognitive e culturali, cioè non fanno parte del nostro modo di stare al mondo e di vedere la vita, non ce ne rendiamo conto e per questa ragione non frapponiamo sufficiente criticità tra noi e determinati comportamenti che invece potrebbero e dovrebbero essere modificati per poter far sì che la società in cui viviamo possa raggiungere un maggiore equilibrio nei prossimi, non dico anni, ma perlomeno decenni. Come Gianni ha
diceva, io coordino, ho il piacere e l'onore di coordinare un centro di ricerca multidisciplinare che costituisce l'evoluzione di un laboratorio didattico che ormai è attivo da una decina di anni. Il centro di ricerca nel corso degli anni si è arricchito di una serie di partnership, tra cui quella proprio con il forum del terzo settore. E in particolare del Lazio, e insomma, tra i miei e nostri, di chi fa parte del comitato scientifico del centro, auspici c'è proprio quello di incrementare la collaborazione che al momento prevede la cogestione di una collana editoriale che si intitola Grammatiche della Società, che pubblica due volumi l'anno, grosso modo sì, due volumi l'anno su temi che siano di interesse sociale il più possibile ampio, lo fa da diversi punti di vista e con il supporto delle forze sia delle varie università che anche di altre istituzioni, tra cui il forum stesso. Quindi, insomma, tra le collaborazioni di Grammatica e Sessismo con il forum c'è sicuramente la collana e poi speriamo che a breve ci possa essere anche una sinergia nell'ambito di un corso di formazione che il mio Ateneo sta per mettere in offerta formativa, che riguarda proprio la decostruzione degli stereotipi sociali per la prevenzione della violenza di genere. Un corso che è nostra intenzione offrire gratuitamente a chiunque faccia parte della comunità universitaria e a un prezzo veramente, a un costo simbolico a chi non ne faccia parte, proprio perché sentiamo, avvertiamo la necessità di far partecipare a queste iniziative di formazione un pubblico il più possibile ampio e per questo dobbiamo lavorare proprio per il contenimento in termini assoluti dei costi della formazione. Perciò, insomma, insieme a un gruppo di altri docenti volontari ci stiamo adoperando perché questo corso possa vedere la luce nelle prossime settimane. Stiamo proprio alle battute finali per le approvazioni da parte degli organi collegiali e la definizione del piano didattico e a breve, spero con il patrocinio del forum, lo potrete vedere pubblicizzato anche sulle varie piattaforme e anche per la formazione permanente di vari ordini, oltre che di chi svolge la professione insegnante. Francesca Danese, che mi ha preceduto, ha già citato il tema appunto della formazione e credo che su questo si possa giocare la partita per riuscire, se non a superare, a mitigare perlomeno l'incidenza degli stereotipi di genere che poi sono alla base di una serie di fenomeni epidemici sociali. Penso al caso della segregazione orizzontale, quindi penso al fatto che le donne si autoescludano anche nell'immaginarsi determinate professioni future quando sono ancora giovani in via di formazione, proprio per effetto di questi stereotipi, che le abituano fin da quando sono piccole a vedersi in determinati ruoli, per lo più di cura o conciliabili con i ruoli di cura che in altri. Ed è l'unica chance, secondo me, che abbiamo per riuscire ad allentare queste maglie, di una gabbia invisibile che però ci accompagna fin dalla nascita, fin da quando veniamo legate a un colore, veniamo legate a un determinato uso delle frequenze della voce che ci faccia risultare più gradevoli, a un determinato modo di abbigliarci, di giocare, di rappresentarci finzionalmente, appunto anche attraverso il gioco, la narrazione. Appunto, per superare tutto questo è necessario che si parli, è necessario che si abituino le nuove generazioni di vista diversi sulla vita, ma perché appunto ciò avvenga si deve agire su piani diversi e coinvolgendo attori, stakeholders diversi della società, quindi formazione, come diceva Francesca Danese, che dovremmo erogare non soltanto a chi fa parte delle associazioni del terzo settore, ma alla scuola prima di tutto, che è l'ultima chance, l'ultima e l'unica vera chance poi di riequilibrare le cose nelle prossime generazioni e poi da lì a raggiera fino a raggiungere tutti gli altri organismi coinvolti. Più che riempirvi di
di parole, i miei oggi sono veramente pensieri in libertà, non ho intenzione di dire cose più strutturate, se poi ci sarà l'occasione potremo discutere di come si formano i pregiudizi, di cosa sono gli stereotipi, della fascia di età e quindi delle implicazioni che il fatto che si vengano a formare così precocemente hanno anche nel loro combatterli. Ecco, più che appunto trattare di argomenti più strutturati, vi rinvio a grammaticaessessismo.com, che è il sito in cui non soltanto pubblicizziamo le nostre iniziative, ma mettiamo letture e invitiamo alla collaborazione anche soggetti partner esterni. E perciò, insomma, sono a vostra disposizione per eventuali domande, per scambi, dibattito, però appunto vorrei evitare di affrontare un qualcosa che invece avremo senz'altro modo di trattare in maniera più organizzata e sistematica e magari pluridisciplinare in una delle prossime occasioni collegate a Oltre il pregiudizio. Per cui ringrazio Gianni per la caparbietà con cui continua a portare avanti quella che è nata come una sua iniziativa e che poi in tanti abbiamo condiviso. Io stesso ho scritto nel libro che citava. Rivolgo un pensiero carico di affetto e di dispiacere a Eugenio, che ho visto l'ultima volta proprio in occasione di uno Wow. degli eventi collegati alla scorsa edizione di Oltre il pregiudizio e che insomma continuo comunque a sentire come partecipe e protettore ideale delle nostre iniziative e cedo la parola a chi viene dopo di me. Oggi non funziona. No, non fa niente. Dice che Aspetta, aspetta, adesso devo. Puoi parlare, puoi intervenire e parlare? ha detto Alessandra che siccome Abbiamo un problema tecnico, come sicuramente avete intuito dalla telefonata in sottofondo. aggiungerla, capito? Lo so, ma dovevamo fare la presentazione. Gioia Longo quando arriva? Gioia Longo ha detto che anche lei era lì, però non viene chiamata e dice attendi e lei dice io sono in attesa e ha fatto anche una corsa. Vabbè, allora digli a Alessandra, fallo te per favore, che io non posso. Di chiamarla. Adesso vediamo come fare. Io devo continuare qua, se no si blocca No, no, ma tutto. tu guarda, poi ci sarà poi la Va presentazione anche bene. del centro azione e lei mi Ma ha non lo detto può come fare, gestire. guarda, non può farlo Enza Beltrone. Ma Enza dice che non riesce a Ma collegarsi anche no, lei, mi ha mandato un sta qua, va messaggio. bene, ok, adesso Ah. vedo io, ti devo salutare, ciao. Sì, ciao. Scusatemi, ma qui c'era un problema, c'è un problema che si era creato con l'intervento della prossima. Mi sentite? Perfettamente. Perfettamente. Con la prossima, il prossimo intervento che doveva, che è quello di Paola Gabrielli, che doveva presentare il centro di ricercazione della nostra associazione che è intestato a Eugenio De Crescenzo. E quindi questa cosa, diciamo, lei siccome non riesce a collegarsi, non so che cosa è successo, non siamo. Io vedo che qui c'è Enza Beltrone che ha partecipato, non so se detta così all'improvviso lei possa, invece, siccome ha partecipato alle attività, alle riunioni del centro, così all'impronta, se ci può raccontare che cosa vuole fare il centro. Mi sentite? Adesso sì. Buongiorno. Beh, posso dare qualche informazione anche perché il progetto l'abbiamo stilato insieme con Paola. Poi nello specifico non so cosa l'aveva preparato per oggi, ci eravamo un po' divisi i compiti, ma sicuramente il centro di ricercazione che verrà intitolato a Eugenio De Crescenzo, che era un socio di Oltre il Pregiudizio, intende promuovere quello che è il manifesto di Oltre il pregiudizio e poi andare a unire quelle che sono le attività di ricerca e sulle tematiche legate ai pregiudizi e sul tema di quest'anno che è quello proprio del pregiudizio sessista, quindi della differenza tra uomo e donna e di come sono radicati anche all'interno della cultura e del nostro pensiero.
Il centro di ricerca ha come obiettivo anche quello di stilare una sorta di rete di supporto attraverso le università, attraverso le associazioni, in modo da andare a ricercare il dato e a ricercarlo nel vero senso della parola, ma anche poi a nutrirlo di senso. E tutto attraverso proprio delle tecniche e delle procedure che possano poi restituire un dato ricco di senso, ma di senso scientifico. Lo strumento che volevamo, diciamo, associare al centro di ricercazione, e quindi ricercazione proprio perché ci si muove fisicamente per andare a creare attraverso la ricerca la conoscenza. E pensavamo che uno strumento abbastanza importante potesse essere un giornale online. Inizialmente ci stiamo orientando verso un trimestrale per poi poterlo far diventare, una volta strutturato, un mensile. Un giornale online che arrivasse a tutti e che potesse essere fruito da tutti, e non soltanto perché è online, quindi si smaterializza il proprio corpo, ma anche perché è uno strumento che sta lì nell'etere, può veramente essere usufruito non solo dalle donne, perché crediamo fortemente che sia importante far conoscere e comprendere il fenomeno anche agli uomini, perché forse molte donne già lo hanno interiorizzato e tante ancora purtroppo se ne devono rendere conto, ma credo che per poter andare su un percorso del cambiamento sia necessario che anche la cultura maschile prenda coscienza di determinati concetti. Quindi una rivista che però non risulti pesante, vada ad affrontare il fenomeno in modo diretto, specifico, ma utilizzando un linguaggio semplice, anche se il linguaggio pensiamo di renderlo internazionale, quindi di tradurlo in più lingue, sicuramente in inglese, che è quella più, insomma, utilizzata. E il giornale si chiamerà Oil People, quindi proprio per arrivare alla gente. Deve essere il giornale della gente che però parla di pregiudizi, di stereotipi e in questo caso di donne. Ci siamo date delle rubriche che potessero un po' riassumere quelli che sono gli obiettivi che vogliamo raggiungere e finestra sul mondo, quindi le donne nel mondo e i vari punti di vista anche negli altri paesi sul fenomeno. Donne e lavoro, perché è fondamentale che ci si batta, no? Per far comprendere ancora le differenze di genere e le differenze anche a livello di compenso, di carriere, di accessibilità. Donne e comunicazione, proprio perché pensiamo che attraverso la comunicazione sia uno strumento necessario da diffondere continuamente per poter arrivare a più persone possibili e con questo mi ripeto, non soltanto alle donne ma anche agli uomini, in modo da sperare anche nell'incidere su una nuova cultura, una nuova educazione che vada sempre più verso quella che è la parità di genere. Poi donne e società, proprio perché è fondamentale far capire come le donne si muovono all'interno della società e come vengono viste diversamente. Quindi la dottoressa che parlava prima, e mi perdoni perché mi sono collegata tardi, quindi non correrei il rischio di dare un nominativo sbagliato, però faceva proprio ai ruoli, a come ci vengono attribuiti dei ruoli e come ci vengono attribuiti dei colori. Però spesso e volentieri questo avviene in modo naturale, non si ha neanche la coscienza di comprendere di essere all'interno di un fenomeno che ci arriva dall'alto. Quindi la società è far comprendere come le donne esistono in società, che le donne possono esattamente come gli uomini fare qualunque cosa e chiaramente devono essere anche considerate allo stesso modo e avere gli stessi diritti, quindi pari diritti e pari doveri. Donne e creatività, quindi la figura femminile e il ruolo della donna anche nell'arte, nel cinema, nella pittura, nella musica, nel teatro, andare a raccontare le storie, storie di chi ce l'ha fatta, storie di chi ha avuto il coraggio, perché spesso e volentieri si parla anche di avere il coraggio. È più difficile, far affermare i propri diritti. Mentre è più facile vederseli negati e adattarsi a dei cammini già precostituiti che ci danno meno problemi possibile. Poi
Poi un'altra sezione sarà mondo fuori genere, cioè proprio sentire il parere degli uomini, perché andare a soddisfare la particolarità di cui parlavo prima, l'unione. Cioè, questa rivista non ha l'obiettivo di diventare un manifesto di difesa della donna, no, soltanto raccontare il mondo femminile e raccontarlo anche dal punto di vista maschile, affrontando purtroppo anche quelle che poi diventano i fatti di cronaca. L'anima della violenza, e quindi arriviamo ai fatti di cronaca, trattare questo fenomeno del femminicidio, capire se realmente possa essere ricercato anche in una radice culturale o in una distorsione dell'immagine, no, del ruolo della donna, anche mettendolo in collegamento con quella che è la società di oggi. Sicuramente la società è cambiata e siamo in una fase di riequilibrio, quindi sia la figura femminile che la figura maschile ancora stanno cercando un luogo dove convivere, però con regole nuove, e questo magari potrebbe essere un luogo dove poter raccontare il perché. E poi società dello spettacolo, quindi questa è una finestra un po' particolare, perché la società dello spettacolo non è intesa sulla donna, ma è proprio intesa su come sarà uno spazio dedicato a sintetizzare il tema della pubblicazione in generale, quindi attraverso degli spezzoni di film, una pubblicità, un jingle, cioè cercare di tornare nella memoria dell'immaginario collettivo, quindi di ognuno di noi, e di ricostruire quelli che sono stati i vari percorsi e le varie immagini restituite al mondo femminile. E questo, insomma, diciamo che è lo strumento che stiamo provando a mettere in piedi per poter dare il nostro contributo di oltre il pregiudizio, per cercare di andare verso una cultura di reciproco rispetto uomo-donna. Grazie, grazie molto Enza, sei grazie stata completa e perfino efficace, devo dire, perché così presa all'improvviso è stata... Mi dispiace per Paola Gabrielli, saluto la professoressa Gioia Di Cristoforo Longo che è appena arrivata, con lei adesso parleremo del manifesto. Per parlare del manifesto dobbiamo parlare un secondo del libro. Noi abbiamo pubblicato subito un libro, in questo libro 19 persone di diversa esperienza personale e professionale hanno raccontato il loro punto di vista in 4, 5, 10 pagine, quello che era, sul pregiudizio. La professoressa ha fatto anche questo. Io, per rispetto all'età, io la chiamo professoressa, mentre gli altri non le chiamo professoressa, non l'ho chiamata Francesca Dragotto, così, però, insomma, mi scuserà Francesca. Una bella affermazione, ok. Mi chiami col nome, Gioia. La chiamo col nome, Gioia, va bene. Ok, grazie molte. Allora, diciamo, c'è stato quindi tra questi anche un intervento particolarmente efficace di Gioia, che ci ha aperto degli sguardi sull'oltre, che è una cosa sulla quale noi l'abbiamo detta, capiamo che cosa vuole essere questo oltre, ma lei l'ha specificato, e l'ha specificato all'interno del manifesto. Il manifesto è questo, ma insomma non si vede niente, e adesso io lascerei la parola alla professoressa in questo caso, per illustrare il manifesto. Prego. Ok, grazie, buongiorno a tutti. Il manifesto parte da alcune considerazioni di carattere antropologico, essendo io un'antropologa culturale, quindi diciamo la lingua batte dove il dente duol, e cerca di esplorare il problema del pregiudizio mettendo in evidenza i meccanismi che portano alla formazione del pregiudizio, sia quelli positivi che quelli negativi. Il primo meccanismo è quello, come dire, liberatorio in un certo modo, è una scorciatoia. Il fatto di condividere con altre persone dei giudizi esime dai processi di conoscenza
esime dall'impegno, dalla responsabilità di andare a vedere se una cosa è vera o no, ma essendo poi condivisa ci si sente, diciamo, in compagnia, tra virgolette. Quindi, diciamo, il pregiudizio sta a definire un processo di discriminazione. Gli autori del pregiudizio sono quelli che vivono un processo di superiorità rispetto ai destinatari del pregiudizio che vivono invece un processo di inferiorizzazione. E questo meccanismo è molto antico ed è molto moderno perché i pregiudizi ci sono sempre stati, anche se poi vengono considerati negativamente. E questa è una delle prime contraddizioni con cui dobbiamo fare i conti nella vita. Ecco, riguardo all'oltre, a me è piaciuto molto, infatti nel mio saggio, nel libro che è stato citato da Giovanni, da Gianni Palumbo, mi è piaciuto il discorso dell'oltre perché in qualche modo non si limita a registrare il fatto che esistono pregiudizi, cosa che abbiamo, insomma, conosciamo abbastanza bene, o perlomeno dovremmo conoscere, ma si tenta di indicare un percorso che io ho messo alcuni elementi che sono poi ripresi nel manifesto. Intanto la prima cosa è una rottura con la cultura del pregiudizio, cioè se io devo andare oltre, evidentemente devo, come dire, condannare il prima. E soprattutto la cosa interessante è che, diciamo, oltre il pregiudizio indica un cammino e un progetto, sono due cose che devono andare di pari passo. Contiene un giudizio negativo sulla realtà pregiudiziale, che naturalmente il pregiudizio poi non riguarda la singola persona, ma gli appartenenti a un determinato gruppo. L'intervento di prima metteva in evidenza molto bene, il fatto del pregiudizio nei confronti della donna e le indicava anche dei percorsi attraverso i quali superare questi pregiudizi, ma diciamo purtroppo facciamo i conti anche adesso. E quindi diciamo un altro, mi sembra importante proprio sottolineare il discorso del cammino del progetto perché è praticamente un approccio concreto al superamento. Noi dobbiamo prendere atto che viviamo in una situazione di profonda contraddizione e conflittualità. Viviamo all'interno di due culture opposte, la cultura del pregiudizio con la quale stiamo bene, ci troviamo bene, sia che lo riconosciamo che non lo riconosciamo, troviamo bene, tra virgolette, il bene, e la cultura invece dei diritti umani, dei valori, che invece rispetto alla quale non ci scandalizziamo che poi nei fatti, nei nostri comportamenti concreti si faccia tutt'altro. E questo è un punto sul quale prendere coscienza e io credo che sia importante. Il manifesto si conclude con una serie di indicazioni che ritrovate anche nel mio saggio del libro, perché si cerca di superare, diciamo, la genericità e l'astrattezza del percorso. E ci sono delle indicazioni che mi sembrano importanti e riguardano l'inclusione al posto dell'esclusione, cioè quindi non solo parlare male dell'esclusione, ma operare per un'inclusione. La solidarietà al posto dell'individualismo. Allora, diciamo, l'individualismo ha delle sue pecche, come tutti riconosciamo, però allora il problema è di porci attivamente nei confronti della solidarietà. La vita al posto della distruzione, la cura al posto dell'indifferenza. Ecco, la cura credo che sia un tema sul quale dobbiamo tutti in parte riflettere, perché diciamo, superare la cultura dello scarto, come dice molto efficacemente Papa Francesco, ma proprio la cura come elemento di, diciamo, di attenzione all'altro e quindi anche di accoglienza. Infatti, c'è anche l'indicazione dell'accoglienza al posto del rifiuto. Se io accolgo una persona, matematicamente non la sto rifiutando. Se invece io dico solo non bisogna rifiutare le persone, però io di fatto non lo sto accogliendo. L'empatia al posto dell'aggressività. Io credo che sull'empatia sia importante fare un discorso molto importante. L'empatia
Dobbiamo ai neuroscienziati una scoperta importante, quella dei neuroni specchio, in particolare Rizzolatti e tutto il suo gruppo, che ci fanno capire che il primo approccio nei della, nella vita, nei confronti dell'altro, non è di aggressività e di rifiuto, ma di empatia. L'esempio più semplice è la mamma e il bambino appena nato. Ecco, se noi acquisiamo questo principio fondamentale, ecco, molti dei nostri atteggiamenti che sono a fondamento di una cultura pregiudiziale vengono a sgretolarsi e invece vengono a costruirsi atteggiamenti diversi. È un discorso lungo, però mi sembrava importante accennarlo. Poi la memoria al posto dell'oblio, la condivisione al posto del dominio, cioè il fatto di condividere questa volta positivamente alcuni atteggiamenti e non la logica pregiudiziale è una strada molto importante. La generosità al posto dell'egoismo, anche questo è importante perché se io mi metto in una logica, in una cultura della generosità, di fatto non partecipo all'egoismo, perlomeno combatto l'egoismo. Il diritto al posto dell'ingiustizia e all'ingiustizia e la valorizzazione al posto della sottovalutazione della migrazione. Io penso che la valorizzazione sia un punto molto importante. Noi tendiamo sempre a esaltare aspetti negativi che è giusto che vengano esaltati, su questo non c'è dubbio, però siamo carenti nel momento in cui dobbiamo valorizzare quello sul quale siamo d'accordo e che andrebbe portato avanti. Io credo che questi principi possano essere molto utili nei gruppi, nelle persone singole o a gruppi che vogliono impegnarsi a superare la cultura del pregiudizio. Mi fermo qui anche per sentire anche delle reazioni vostre. Grazie. Oh, grazie, grazie Gioia, molto, molto interessante questa descrizione che hai fatto del come andare oltre e del cosa occorre fare per andare oltre, cioè non soltanto una, come posso dire, una esplicitazione del desiderio, ma anche una modalità attiva di intervenire. Riprendo un momento il discorso che ha fatto prima Enza rispetto al ruolo dei maschi. Il ruolo dei maschi è fondamentale perché diciamo, bisogna che i maschi apprendano, diciamo, gli 11 punti che stanno citati nel manifesto sono, come posso dire, più destinati agli uomini che alle donne, anche alle donne certamente, però più agli uomini, sono gli uomini che hanno bisogno di come dire, modificare il loro atteggiamento, anche quello istintivo, quello dei colori, per esempio, alla nascita è già un esempio abbastanza facile da fare, per cui va bene. Ringrazio per adesso ci dedichiamo ancora qualche minuto a domande, a interventi da parte dei presenti che dai 23 iniziali adesso sono 14, quindi può darsi. Quindi ci pigliamo 5-10 minuti per fare anche questo. Quindi chiederei a tutti di poter restare ancora a questo tempo e fra una decina di minuti ci salutiamo e chiudiamo. Ricordo ancora che questo webinar è stato registrato, è registrato e verrà pubblicato sul canale di Razio Sociale, su YouTube, canale di Razio Sociale, il venerdì prossimo dalle 18:30 resta lì e poi tutti i venerdì sarà pubblicato quello che è stato fatto nel corso delle settimane precedenti. Detto questo, se ci sono interventi o domande, anche insomma quello che è, siamo a disposizione. Va tutto bene, ti abbiamo spiegato tutto, è tutto chiaro e non serve, non credo, guarda, ci sono tante domande che ribollono dentro ciascuno di noi che probabilmente sarebbe bene che venissero fuori.
è molto importante. Io ho detto del ruolo dei maschi, ma insomma, aggiungiamo qualche altra cosa anche voi donne, anche rispetto alla proposta del settimanale, di quello che diventerà un settimanale comunque, della rivista di Oltre il Pregiudizio. Io credo che c'è bisogno, siccome la rivista è molto ambiziosa, come si è capito bene, e c'è bisogno di molte mani, molti interventi, molti aiuti, c'è bisogno di molto volontariato, perché se siamo in tanti a lavorare, allora la cosa, piccole cose fatte da tutti possono avere un significato. Se lasciamo tutto quanto sulle spalle di un paio di persone, per un po' dura, ma poi non ce la facciamo. Come succede in tutte le esperienze umane di questo tipo, va a morire. Allora faccio io una domanda, tanto per vedere se si sblocca il ghiaccio e se no poi smettiamo. Allora la domanda la faccio a Gioia. Ed è, adesso tu hai indicato 11 punti che sono fondamentali per riuscire ad andare oltre. E la dico male, ma insomma è una specie di enciclica laica che viene esplicitata attraverso questo, cioè mettere insieme questi 11 punti. Non è una cosa, come dire, sono tutte quante attività che molti di noi fanno spontaneamente, ma che nessuno fa tutte insieme spontaneamente. L'invito ad applicarla è un invito fondamentale. Tu che pensi? L'ho chiamata enciclica per dire che siamo, come posso dire, che sul pregiudizio stiamo scrivendo una pagina importante, se riusciamo a farla andare avanti. Io sono perfettamente d'accordo con quanto tu dici, perché i problemi, questi 11 punti vengono da un'esperienza che io porto avanti negli anni e sono elementi fondamentali, per, come dire, fondamentali e complementari. Quindi il mio l'invito che mi sento di fare a tutti noi, quindi a me per prima, è quello di non parcellizzare, frammentare degli orientamenti e degli atteggiamenti nei confronti del pregiudizio, ma cogliere la realtà, la cultura pregiudiziale come un elemento da una realtà da abbattere, ma anche attraverso un sistema culturale complessivo, cioè quindi contro la frammentazione, contro la parcellizzazione, ma in un sistema integrato. Io nell'indicare questi 11 punti vedo che la complementarietà degli stessi, cioè l'accoglienza rispetto alla valorizzazione, cioè voglio dire, sono tutti elementi. Se io voglio accogliere una persona, devo anche cercare di valorizzarla, quantomeno di non denigrarla, ma anzi proprio valorizzare quello che c'è da valorizzare, quindi non per finta, tra virgolette, ma realmente. E mi sembra questo un percorso innovativo e importante da fare. E da proporre ai giovani. Io lavoro molto, come forse molti di voi sanno, con ragazzi sia universitari ma anche con ragazzi liceali da alcuni anni. Abbiamo, come Libera Università dei Diritti Umani, abbiamo costituito una rete che si chiama Rete Felicitas, con 5 licei che sono entrati in questa rete a livello istituzionale proprio, quindi non è soltanto un atteggiamento di buona volontà, e quindi rivolgiamo dei messaggi a questi ragazzi e li riceviamo da loro, quindi è un discorso, un ponte lo chiamiamo, da andare e venire, proprio sul fatto di confrontarci su determinate tematiche, in senso sempre più integrato. Ecco, mi fermo qui, se no diventa il discorso molto lungo. Però credo molto all'approccio di sistema culturale complessivo, sistema culturale che vede complementarietà e integrazione degli aspetti e degli atteggiamenti. Grazie, molto interessante. Francesca Dragotto, mi senti? Sì. Tu hai sentito queste cose. La lingua è il veicolo principale, non è l'unico, ma è il veicolo principale che abbiamo per andare oltre,
Le parole sono fondamentali, si dice che sono pietre, ma sono anche carezze, dipende da quello che dici o che fai, insomma, no? E quindi volevo sapere il parere di una grottologa su questa, cioè, che cosa facciamo con le parole? Ecco, questa è la domanda. Beh, intrecciando parole costruiamo narrazioni, e le narrazioni, anche per via di quei neuroni specchio che sono stati richiamati dalla collega, costituiscono per la nostra mente e il nostro cervello un alimento che ha lo stesso peso, lo stesso carico, la stessa potenzialità di un'esperienza vissuta, agita attraverso il corpo, attraverso la materialità. Per cui il problema, se così vogliamo dire, delle parole è che proprio per via dell'importanza che hanno nella nostra specie, nel grado di evoluzione a cui siamo giunti in questo momento, riescono a danneggiare molto più di quanto si possa pensare, perché quella empatia primordiale che si stabilisce in un rapporto che è prelinguistico, ma comunque linguistico, perché passa attraverso altri linguaggi, che veniva ancora citata prima, andrebbe coltivata anche attraverso poi un tessuto narrativo che invece diventa sempre più culturale, sempre più soggetto alle dinamiche relazionali e di ruolo che poi sono proprie della società in cui si cresce. Per cui in questo contesto di cui stiamo parlando, purtroppo, e sono certa che la collega sarà d'accordo con me, di naturale c'è molto poco, parliamo di culturale, parliamo di prassi che vengono scritte e riscritte all'interno delle società, ma che proprio perché vengono tramandate di gruppo in gruppo, di generazione in generazione, ci danno l'idea che siano per l'appunto naturali. E quando questo accade, quindi quando il culturale viene percepito come naturale, diventa estremamente difficoltoso da combattere, proprio perché ci viene inoculato attraverso i gesti dell'infanzia, le parole dell'infanzia, e diventa per noi una sorta di bussola che ci guida nella vita. Di qui la difficoltà nel rapportarci con lo stato delle cose e nel proporre esiti alternativi, a partire dal fatto che la normalità non è un comportamento, non è un'unica situazione, non è un unico modello, ma è una varietà di modelli. E anch'io concordo nel dire che se qualche chance di poter fare qualcosa c'è, questa chance è nel non parcellizzare, nel non frammentare, nel non semplificare, che è un grosso problema della società della conoscenza contemporanea, che vede nella complessità un qualcosa da temere, quando invece la complessità a noi connaturata, proprio per come siamo come specie strutturati, appunto nella complessità non dobbiamo vedere un qualcosa da temere, ma anzi un qualcosa a cui ispirarci per affrontare la vita di tutti i giorni. Sono d'accordo. Eh sì, noi veniamo dalla società della semplificazione, quella del secolo scorso, che faceva degli approfondimenti specifici, si è arrivati ad avere il chirurgo del pollice, cioè un chirurgo che si occupava solo del pollice, il resto del corpo non c'entrava, non aveva, e siamo usciti da quella diciamo, situazione che aveva un valore scientifico e che era legata alla scienza, e adesso siamo entrati perché abbiamo preso coscienza, no, c'eravamo già da prima, nella società della complessità. Questo è sicuramente un altro tema. Nella società della complessità bisogna dare risposte non semplici, bisogna dare risposte complessive, però che tengono conto delle specificità, perché altrimenti si perde, insomma, e quindi anche sulla complessità si deve in qualche modo lavorare. Questo ne abbiamo parlato anche con Francesca qualche volta, del tema della complessità. Va bene, ciao Francesca Danese. Gianni, scusa, posso dire una cosa? Siccome vi devo salutare perché devo andare nell'altro capo della città, perché fra poco comincia l'assemblea della GC, e sapete, insomma, quest'anno quanto sarà particolare, e vi volevo abbracciare tutti e ringraziare. Quindi scusate se vado via, ma Gianni lo sapeva, lo sapete tutti, che oggi, insomma, è una giornata particolare, la prima assemblea senza Eugenio della GC, e quindi, insomma, devo andare. Un abbraccio a voi tutti, okay. grazie. Ci vediamo là, ti raggiungerò fra poco. Ok, grazie Francesca Danese. Va bene, allora mi pare che, diciamo, se non ci sono altre cose da dire,
Io concluderei dicendo che rispetto al lavoro che vuole fare questa nostra rivista, se ci sono, cioè io vorrei aiutarla ad andare oltre pure qua, no? La semplice enunciazione che è stata fatta, il lavoro di preparazione che è stato fatto, per vedere di entrare e magari fra, che ne so, a gennaio vedere il primo numero trimestrale per vedere se funziona, se non funziona, insomma. Tutto questo lo faremo online, perché ormai questa cosa, questa condizione ce la teniamo. Non è una cosa positiva, non è una cosa negativa sicuramente, però diciamo questa ci permette però di guadagnare tempo, di fare molte più cose, e quindi addirittura ci porta a lavorare di più, come siamo coscienti che questa cosa avviene. Per cui grazie a tutti, grazie a Francesca Dragotto, grazie a Gioia di Cristoforo Longo, grazie a Francesca Danese, grazie a tutti gli altri che sono rimasti ad ascoltare, soprattutto grazie a Lazio Sociale e Alessandra Bonifazi, che ha reso possibile questo webinar. A presto, risentirci. La prossima volta sarà il 10 di ottobre, che è la giornata mondiale della salute mentale, quindi su quella faremo delle iniziative, per cui a chi vuole in diretta, se no chi vuole a fine settimana, può andare sul canale YouTube Lazio Sociale per vedere quello che si è fatto quello che è uscito fuori, insomma, sulla salute mentale. Grazie e arrivederci a tutti. Grazie, arrivederci a tutti. Grazie. Buon lavoro.